Ciao gente, io sono Michele Ricati e in questo video vediamo la recensione del mio nuovo Tapirulan, o meglio, del mio nuovo walking pad, marchiato MobVoi, il nuovo treadmill. Iniziamo col dire che per utilizzare questo strumento basta toglierlo dalla scatola, attaccare la corrente ed il gioco è fatto, il Tapirulan è pronto per l'utilizzo. In questa modalità, cioè con i montanti abbassati, potrete arrivare ad una velocità massima di 4 km/h, quanto basta per fare una camminatina leggera. Altrimenti, alzando i montanti e quindi sganciando la levetta laterale, basta riagganciarla nel momento in cui il montante è a fine corsa, lo potrete utilizzare come vero e proprio Tapirulan fino ai 12 km/h. L'unica cosa che dovete montare, se e solo se volete, sono i due corni laterali per una sicurezza maggiore e il portacellulare sulla base superiore dei montanti. Piccolissima precisazione, è vero che la velocità massima arriva fino a 12 km/h ed è vero anche che il peso massimo supportato è di 120 kg. Però c'è da dire che essendo un walking pad e non un vero e proprio Tapirulan professionale, la corsa, quindi la lunghezza del rullo, è un pochino ridotta. Quindi fate molta attenzione quando correte a 12 km/h perché la vostra falcata sarà anch'essa ridotta, altrimenti rischiate di andare all'indietro. L'operazione di apertura e di chiusura è estremamente semplice, basta staccare, o meglio, aprire la leva sul lato destro del Tapirulan e potete abbassare o alzare i montanti, facendolo passare da una posizione chiusa, aperta oppure viceversa. In ogni caso, sappiate che l'ingombro è davvero minimo. Al di là del peso, che stiamo parlando di circa 38 kg, che non sono proprio pochi, ma danno una sincera stabilità a tutto il prodotto, anche nel momento in cui camminerete o correrete a 12 km/h, però l'ingombro minimo nel momento in cui sarà completamente chiuso è di un massimo di 12 cm di altezza. Ovviamente la profondità rimane sempre quella di 68 cm e l'altezza invece, quando è completamente aperto, quindi con i montanti alzati, è di circa un metro e qualche centimetro in più. La lunghezza totale è di circa 1 metro e 20 cm. Direi decisamente compatto per essere un Tapirulan da tenere in casa. Questo treadmill di MobVoi è composto principalmente da due parti, i montanti e la base centrale. Sulla base è posto il rullo dove appunto correrete, sui montanti invece, al di là del display che è solamente touch per due pulsanti, quello di accensione e i due pulsantini che vi permetteranno di gestire la velocità di percorrenza, e poi sopra ci sono due piccoli fori dove inserire le viti e andare a montare il portacellulare. Portacellulare tra l'altro comodissimo in fase di corsa o camminata per guardare un film oppure semplicemente per gestire la musica. Sul montante centrale è posto uno dei due display che riporta di base solo la velocità e tutti i numeri che vedete al centro non sono dei tasti ma sono semplicemente un'informazione sulla velocità di percorrenza. Inoltre vi verrà mostrato anche il vostro andamento con una lucina verde che si espande fino a rossa ogni volta che il vostro piede batte sul tappeto. Inoltre, i tasti laterali sono posti a sinistra per l'accensione e lo spegnimento del Tapirulan e a destra la regolazione della velocità con un semplice più o un semplice meno. Il tutto può essere gestito anche dal comodo telecomando che vi viene fornito col Tapirulan. Subito sotto al montante centrale è posta la chiave di sicurezza, quella che dovrete agganciare ai vostri vestiti, che farà sì di interrompere il flusso del Tapirulan, il moto del Tapirulan, nel momento in cui succede un qualcosa, ovvero nel momento in cui si stacca la calamita, il Tapirulan si ferma con un avviso sonoro. Dopodiché, per riattivarlo, dovrete necessariamente riattaccare la calamita sotto. E inoltre, piccola accortezza che mi è piaciuta molto è che il filo della cinturina di sicurezza è lungo esattamente quanto la lunghezza del tappeto. Di base vi consiglio di lasciare il portacellulare montato se e solo se decidete di lasciare il Tapirulan aperto, quindi con i montanti tirati su. Questo perché nel momento in cui lo richiudete, essendo sulla parte finale del montante centrale, quando lo richiudete arriverà la parte posteriore, che è la stessa parte che voi dovrete sollevare per il trasporto. Questo farà sì che
si potrebbe rompere molto facilmente se lo urtate con i piedi, ed è molto semplice urtarlo perché nel momento in cui lo sollevate da dietro, che è l'unica maniera per trasportarlo perché 38 kg si fanno sentire, quando lo sollevate da dietro è facilissimo che i vostri piedi posti al centro lo vadano a urtare. Altra cosa importante è che se volete richiuderlo, i corni laterali li dovete lasciare smontati, perché se lo andate a richiudere questi batteranno per terra, essendo montati così andranno a cadere diretti sul pavimento e quindi non potrete richiuderlo correttamente. Per montarli vanno avvitate due viti qui dietro all'interno del tapis roulant. Non sono proprio comodissime, quindi anche qui o lo lasciate sempre montato o non li montate, quindi potete richiuderlo comodamente. Comodissimo il telecomando, che risponde immediatamente alla pressione dei tasti. Invece i tasti a sfioramento hanno un lievissimo arco di tempo tra quando pigiate il tasto, o meglio sfiorate il tasto, e quando il tasto reagisce alla pressione. Non dico che sia fastidioso, forse anche utile, però preferisco usare il telecomando. La base è il cuore di questo walking pad. Di base c'è il rullo dove dovrete correre e c'è anche un comodo display che vi riporta le informazioni che già vi dicevo, ovvero la velocità di percorrenza, la durata e la distanza del vostro allenamento e le calorie, diciamo le probabili calorie che avete sprecato nel vostro allenamento. Inoltre, oltre al display che posto davanti a destra, ed è comodissimo perché nel mentre che vi guardate i piedi, so che fa strano correre guardando per terra, ma vi ritroverete a guardare più il display in basso che davanti a voi, proprio perché il paesaggio davanti a voi non cambia mai. Inoltre, vicino al display è posta una cassa Bluetooth che è completamente priva di bassi, ma vi assicuro che il suono e l'audio è molto forte e si sente anche quando il tapis roulant va a 12 km orari. Il trasporto forse è una cosa un pochino combattuta, non è di quei tapis roulant che starete a trasportare di stanza in stanza ogni singolo giorno, però è molto comodo magari toglierlo dal letto o toglierlo dal divano. Basta sollevare un pochino la parte posteriore, dove sono posti i due gommini di fermo che manterranno la posizione del tapis roulant, e attivare le due ruotine che sono poste davanti fisse e che punteranno sempre dritte. Ovviamente alzandolo dovrete iniziare a manovrarlo come se aveste due ruotine fisse davanti che vi danno la direzione. Veniamo al cuore di questa recensione, come funziona questo tapis roulant. Nel momento in cui voi l'accendete e dovete attivare sia l'elettricità, che c'è un pulsante dedicato lì proprio dove viene inserita la spina, sia premere il pulsante start solo ed esclusivamente quando la calamita è attaccata. Il tapis roulant di base parte sempre a 1 km/h e non è possibile impostare né l'inclinazione, perché non è un vero e proprio tapis roulant professionale, né un percorso di allenamento, quindi non potrete far variare in automatico la velocità da 12 a 5 km/h per fare defaticamento. Dovrete ogni volta impostarla voi con i pulsanti. Quindi di base è un walking pad, prendiamolo come un walking pad, un qualcosa da tenere in casa per passeggiare, magari per fare un pochino di moto non intensivo, e tra l'altro non vi consiglio di utilizzarlo nemmeno sempre a 12 km/h. A mio avviso questo tapis roulant funziona molto molto bene se utilizzato intorno ai 9-10 km/h costantemente. Devo ammettere di aver provato questo tapis roulant anche per l'utilizzo sotto la scrivania mentre scrivevo al computer. Ovviamente la scrivania deve essere rialzata, se no è dannatamente scomodo. A mio avviso non lo farò mai più, è una cosa che non sono capace di fare, e tanta stima per chi ci riesce. Cosa che non vi ho detto prima, il rullo è completamente impermeabile e tra l'altro è anche regolabile, perché come in tutti i tapis roulant il rullo durante la corsa si potrebbe spostare a sinistra o a destra andando ad urtare le parti laterali. Prima, se succede questo, come è successo anche a me all'inizio nella primissima volta, dovrete regolare il rullo semplicemente con gli strumenti che vi vengono forniti. Sulla parte finale, quindi sul lato corto della parte finale della base, ci sono due piccoli inserti, due viti da regolare, e il rullo verrà automaticamente ricentrato. Diciamo che per persone estremamente fredde come me, l'arrivo di questo inverno ha denotato un enorme calo della mia attività fisica.
grazie al tapis roulant all'interno di casa che non occupa spazio, ho ripreso a camminare magari in una pausa lavorativa o semplicemente ho ripreso a fare delle piccole corsette subito dopo il lavoro. Come al solito vi invito a lasciare dei commenti qui sotto, anzi dopo queste feste di cene e abbuffate varie fatemi sapere qui sotto nei commenti come pensate di rimettervi in forma e se pensate di rimettervi in forma. Io sono Michele Ricati, grazie per avermi seguito, vi invito ad iscrivervi al canale, a condividere il video e a mettere un pollicino qui sotto, un mi piace, in modo così da spingere un pochino di più questo video e questo canale e quindi da aiutarmi a portare nuovi contenuti qui su YouTube. Ciao gente, alla prossima! Ci vediamo in giro per YouTube.